ospedale, l'ora delle barricate, presidio per evitare chiusura reparti. Operazione Mare Nostrum a Salerno, sbarcati oltre 1000 migranti. Bimba investita a Campagna, ricoverata al Santo Bono. Operai sciopero a Battipaglia, lo strano caso della Icoplastic. Ennesimo furto ad Albanella, i cittadini chiedono maggiore sicurezza. Discarica abusiva ad Eboli, sigilli e 2 denunce. Guardia medica turistica a Capaccio Pestum, attiva da oggi. Ieri mattina le mamme al presidio davanti l'ospedale hanno fermato un camion in uscita dal reparto. Volevano portare i fasciatoi all'ospedale di Battipaglia, insieme ad altri strumenti della pediatria. Abbiamo ribadito il nostro sdegno, spiegano due mamme promotrici della protesta. La preoccupazione principale delle mamme riguarda i posti letto a Battipaglia. È una protesta civile e democratica, ha ribadito Melchionda. Le preoccupazioni delle mamme per i loro figli sono fondate. L'ospedale di Battipaglia non ha lo spazio per accogliere i nostri pazienti. Rocco Calabrese non si è sottratto al confronto. Vi assicuro che se c'è un disegno politico che intende chiudere l'ospedale di Eboli, sarò il primo a dimettermi. Il direttore sanitario ha parlato di servizi integrati tra i due ospedali, discorso che le mamme hanno contestato. I politici ebolitani, che sono rimasti fino alle 4:30 di notte al presidio davanti al pronto soccorso, stanno raccogliendo le firme per un incontro con Caldoro. La nave rifornitrice Etna, che trasporta 1.044 migranti, tra cui un centinaio di minorenni, ha fatto il suo ingresso nel porto di Salerno questa mattina. Dopo l'attracco al molo Trapezio si è proceduto ad effettuare le normali profilassi sanitaria e l'identificazione da parte delle forze di polizia, per poi iniziare lo smistamento nei centri di accoglienza della regione. Alcune centinaia di migranti verranno trasferite nelle località di Teggiano e di Capaccio. Da quanto si apprende, una parte dei migranti dovrebbe essere trasferita anche nelle altre 4 province della Campania. Imponente il servizio d'ordine predisposto dalla prefettura. Sul posto ci sono circa 300 uomini della Polizia di Stato, Carabinieri, Esercito, Capitaneria di Porto e Protezione Civile. Nel Salernitano dovrebbero rimanere almeno 250 migranti, che saranno portati nei centri di accoglienza a sud del capoluogo. Tra gli immigrati ci sono 77 casi di scabbia e 8 gravide. Una bimba di 5 anni è in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli, dopo essere stata travolta dal mezzo agricolo guidato dal padre. È accaduto in una frazione di campagna. L'uomo si stava spostando a bordo del mezzo, ma nel fare retromarcia non si è accorto della piccola e l'ha investita. È stata la mamma a rendersi conto dell'incidente. Malgrado lo shock, i due hanno immediatamente trasportato la bimba all'ospedale di Oliveto Citra. Qui i medici del pronto soccorso hanno sottoposto la bimba ad una serie di accertamenti radiografici che hanno evidenziato numerosi traumi. Una volta stabilizzate le condizioni della piccola, i sanitari hanno però deciso il trasferimento presso il Santo Bono di Napoli, dove è ancora ricoverata in prognosi riservata. Sciopero dei lavoratori della Icoplastic, azienda di Battipaglia che produce cassonetti in plastica per i rifiuti. La motivazione non riguarda dei possibili licenziamenti, ma una singolare vicenda su ore lavorative, ticket e premi. I dipendenti, allo scadere del periodo sperimentale, si sono ritrovati con un debito di ore lavorate nei confronti dell'azienda, ora pagate ma non effettuate. L'azienda propone di recuperare queste ore con una turnazione su 6 mattine, 6 pomeriggi e 5 notti. Aperta anche la questione dei premi, che sarebbero stati concessi solo agli impiegati come bonus di produzione e non agli operai. Ancora furti ad Albanella. Nel mirino dei malviventi, questa volta un deposito situato nella contrada rurale San Chirico. I ladri in questo caso avrebbero forzato il lucchetto posto a chiusura, riuscendo a trafugare alcuni attrezzi da giardino. A metterli in fuga gli stessi proprietari, svegliati dal forte abbaiare dei cani. L'ultimo episodio era avvenuto appena qualche giorno fa in un deposito nella contrada Bosco. Ad essere presi di mira sono soprattutto depositi ed abitazioni situate nelle contrade rurali. I cittadini, sempre più preoccupati dal fenomeno in forte crescita, chiedono maggiore sicurezza con un monitoraggio costante del territorio da parte delle forze dell'ordine e soprattutto l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Massi, travi e rimasugli edili. In un terreno di loro proprietà, due ebolitani avevano creato una discarica abusiva.
Ieri mattina l'illecito ambientale è stato scoperto e denunciato dai vigili urbani. Gli agenti del capitano Marco Garibaldi hanno sequestrato l'area e hanno spedito la denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno. La discarica abusiva è stata rinvenuta in località Casarsa. I prelievi sono stati trasferiti all'ARPAC, che provvederà ad analizzare i campioni della discarica. La posizione dei due bolitani denunciati potrebbe peggiorare. I due proprietari devono rispondere di smaltimento illecito di rifiuti. La discarica a cielo aperto occupava un'area di 120 metri quadrati. Da oggi è attiva la guardia medica turistica nel comune di Capaccio Pestum. L'assistenza medico-generica, visite, prescrizione di farmaci e di accertamenti diagnostici verrà assicurata presso il presidio appositamente istituito in via Torre di Mare, presso la scuola di Vicinella. Il servizio sarà attivo dal 1 luglio al 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. Inoltre, nei giorni prefestivi e festivi, sarà possibile rivolgersi al presidio di continuità assistenziale di Capaccio Capoluogo.